Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Egli allora gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E poi vieni, seguimi. Ma queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi, ancora più stupiti, dicevano tra sé: E chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Parola del Signore. Ecco, meditiamo in tre passi successivi questo Vangelo bellissimo e anche un po' drammatico. Il primo passo è: se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Ecco, questa grande parola di Gesù a questo giovane ricco ci fa capire a cosa servono i comandamenti. I comandamenti non sono un ordine di Dio per limitare la nostra libertà, ma una indicazione sicura nella confusione del mondo per entrare nella vita piena. Entrare nella vita, quando noi siamo disorientati, soprattutto oggi nel mondo occidentale, perché
Ne sentiamo di tutti i colori, vediamo tanti comportamenti che ci lasciano, diciamo, perplessi. Ricordiamoci di questa parola di Gesù. I comandamenti ci aiutano a stare nella strada giusta, nella strada della vita. Nella strada della vita, quando entra in noi, nelle nostre famiglie, il disordine morale, andiamo verso la morte spirituale, qualche volta anche fisica. Quindi un nuovo amore ai comandamenti e una nuova consapevolezza, coscienza che Dio ce li dà per entrare nella vita. E poi il secondo passo, quando questo giovane può con gioia dire ho osservato i comandamenti, Gesù si ferma, lo guarda con un amore speciale, che è l'amore di predilezione, l'amore di chiamata. E gli dice, va, vendi quello che hai, dallo ai poveri, poi seguimi. Ecco, questo sguardo di amore di Gesù è su di noi. È su di noi, è il modo con cui Gesù ci guarda. Non è uno sguardo di curiosità o di condanna. È uno sguardo di amore, lo fissò e lo guardò con amore speciale. Ecco, bello sarebbe se almeno oggi ti accorgessi di questo sguardo che il Signore ha su di te. Uno sguardo d'amore speciale, che l'amore di Dio non è come l'amore degli uomini, che è sempre un po' limitato dall'egoismo, anche dalla condizione umana. Ecco, e poi il terzo passo che il giovane ricco non riesce a fare, però noi speriamo di poterlo compiere. E il passo è: ti manca ancora qualcosa? Se vuoi la vita piena, lascia tutto e segui me. Ecco, questo lasciare tutto, a volte nella storia è fatto anche in modo fisico, con il distacco dei beni materiali e con dare quello che uno ha ai poveri, poi si sceglie una vita di povertà. Questo avviene nella storia, ogni volta che nasce una vocazione alla vita consacrata, per esempio per me, no? Tutti quelli che fanno voto di povertà hanno sentito o dovrebbero aver sentito questa chiamata di Gesù e questa spinta a vivere per Dio solo, con un taglio netto all'uso dei beni terreni. Poi certo io dico ai miei confratelli, anche a me, non basta fare questa scelta una volta, poi bisogna rinnovarla perché l'istinto umano è di attaccarsi sempre ai beni terreni. Però per voi laici questa parola pure è importante per fare un distacco spirituale dai beni. Quando uno è un laico, vive nel mondo, è giusto che abbia l'amministrazione di un po' di beni per la famiglia, per i figli, per sé, eccetera. Però il comando di Gesù di staccarsi interiormente da questi beni vale anche per voi, perché questo tesoro nei cieli che Gesù promette è per tutti. Quando Gesù dice avrai un tesoro in cielo, si riferisce alla vita di Dio, alla vita piena, alla vita felice, beata, quella
Questo tesoro non è solo per i consacrati, è un tesoro che Gesù vuol dare a tutti, anche a te. Quindi mettiti anche tu su questa strada di un distacco del cuore dai beni terreni, per essere attaccata a Dio, ai beni che non passano, ai beni eterni, e così anche renderai presente Gesù nella tua famiglia e nel mondo, perché, come abbiamo sentito nel versetto dell'Alleluia, Gesù, da ricco che era, si è fatto povero per noi, affinché noi scoprissimo la ricchezza di Dio nella nostra vita, che è l'unica che rimane. Mi piace concludere citando una parola del Papa che lui ripete spesso, specialmente quando parla ai religiosi, ma anche a voi laici. Dice questa frase, che forse è un proverbio della sua terra: il sudario non ha tasche. Diciamo una volta. Il sudario si riferisce a quel lenzuolo con cui una volta si coprivano i morti, i cadaveri, così. E si diceva che il sudario non ha tasche, per dire che cosa? Che quando noi moriamo non portiamo nulla dei beni materiali. Se abbiamo avuto una vita benestante, una vita povera, alla fine, davanti a Dio, ciascuno va con la sua anima, col bene che ha fatto, con la carità che ha sviluppato. Tutti i beni terreni restano di qua. Ecco, chiediamo al Signore questa grazia di poter mettere sull'altare questo proposito di un santo distacco dai beni terreni e anche di un uso dei beni terreni secondo la sua volontà. Così sia.